non solo per le comunità, ma anche, diciamo, per quest'area politica, almeno fino all'altro ieri. I saperi, quindi, indispensabili, abbiamo detto, partendo dal basso e arrivando poi chiaramente all'università. Qui il rischio, vabbè, abbiamo delle eccellenze molto centrate su Milano, ci sono eccellenze in giro anche per la Lombardia, c'è una tendenza anche qui, una proliferazione di sedi universitarie un po' da tutte le parti, ma credo anche perché come dire, le amministrazioni pubbliche cercano in qualche modo, visto che effettivamente, se voi pensate, tutte queste funzioni sono nelle città, non è che sono in Valtrompia e in Valtellina, sono nelle città e sono quelli i luoghi strategici. Quindi diciamo, in qualche modo le funzioni tornano ad essere importanti e rilevanti anche per la rete, le reti della cultura, e qui tutto quello che dico è molto evidente su Milano, ma appunto Milano ha questa capacità finora di tenerle un po' tutte assieme, queste istanze, come dire, di sviluppo privato, e di cercare di trasformarle poi in beneficio pubblico in qualche maniera, queste politiche di sviluppo. Poi torniamo sulle autonomie funzionali più tradizionali, e vado, cioè, qui ci sono già le università, va bene, ci mettiamo le reti camerali che sono un po' comatose dal mio punto di vista, che hanno sì subito anche loro una bella razionalizzazione in questi anni. È l'unico spazio in qualche modo dove comunque le rappresentanze cercano di darsi, le rappresentanze di interessi intendo dire, e del lavoro, più quelle di interessi, diciamo così, dell'impresa, un minimo di prospettiva andando oltre la, come dire, la prospettiva micro della provincia, se non altro questo è già uno sforzo. Per arrivare poi alla fine sul tema welfare, dove evidentemente noi abbiamo, sì, questo è notoriamente un tema pubblico, ma se poi andiamo a vedere quanto pesano, ad esempio, le funzioni di una fondazione come la Cariplo, beh, visto che c'è solo quella, è inutile nascondersi dietro un dito, che è sì un soggetto molto importante, però anche qui qual è il rapporto che la politica ha con un soggetto così strutturato, che è fondamentalmente anche in grado di influenzare il tipo di politica del welfare. Anche questo è interessante capire, è un campo di interesse, non sto dicendo che deve essere un campo di conflitto, è un campo di interesse perché comunque le fondazioni, a loro volta in via di ridefinizione, perché prima avevano un aggancio alla banca di origine, ma adesso ce l'hanno sempre meno, hanno sempre più autonomia e hanno sempre più anche loro il problema di legittimare poi le loro scelte, perché non sono più agganciate alla loro origine bancaria, tendenzialmente. Quindi, e poi ci sono le reti della salute, vabbè, queste sono ancora, anche se siamo sempre in Lombardia, due minuti, sì, ok, ma l'ho finito. Le reti della salute, che molto spesso, come sapete, che ci sono province dove la ASL è l'azienda principale della provincia, in termini di occupati, anche in questo caso il rapporto tra pubblico e privato e quindi all'influenza della politica è molto strategico. Qui si parla molto spesso di Milano, di centri di eccellenza, ma abbiamo il problema, per me che per esempio vengo dalla Val Chiavenna, neanche dalla Valtellina, di avere l'ospedale chiuso, per me è un presidio, non per me che abito a Milano, ma per le famiglie lì, è un campo, l'unico campo di mobilitazione feroce che c'è nelle tranquille valli alpine, relativamente tranquille valli alpine, è proprio questo: se tu gli tocchi i servizi, scuole e ospedali, sei morto. Cioè, tu puoi portare tutta la banda larga che vuoi, ma senza i servizi di base è evidente. E qui il presidio però lo lasciamo agli altri, di solito, il presidio del locale, intendo dire. Concludo dicendo semplicemente che tutta questa... Ah, poi c'è una quarta dimensione, scusatemi, veramente anticipo le chiusure. Quella quarta dimensione che però è importante, cioè come ci si rappresenta poi all'interno di un, come dire, di un sistemi territoriali più ampi. La Lombardia fa parte di una cosa che un po' impressionisticamente chiamiamo l'over, intendendosi Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, perché è il cuore produttivo italiano, avendo perso un po' il Piemonte e Torino in questi anni. E quindi qui gli indicatori anche di Rosina chissà perché si sovrapporrebbero nettamente. Però poi c'è la macro regione alpina, ci sono cose tipo l'autonomia che ci aspetterà a breve, rispetto al quale io credo che avrà molte possibilità di, ad esempio, di retroagire su quello che ho detto prima. Il capitalismo delle reti penso che avrà una gran parte nel decidere la TAV passando per l'autonomia. Potrebbe essere dalle fondazioni fino a dove volete voi. Quindi anche in questo caso, come dire, qual è la nostra posizione rispetto a questo venire,
la regione del Grande Nord, tutte queste, io non ho capito qual è la posizione, appunto, se ce n'è una, se c'è un dibattito da questo punto di vista. Sarebbe interessante, credo che sarebbe importante non lasciarlo ad altri. Potrei già chiudere qua. Noi poi di solito dividiamo la Lombardia in quattro piattaforme: quella alpina, da cui vengo io, che ha sue caratteristiche, la pedemontana lombarda, Milano, che ha una sua, l'area metropolitana di Milano, che effettivamente è la porta non solo per la Lombardia ma per l'Italia sul mondo, e poi la Bassa Padana, che ha a sua volta sue identità e sue forme di interazione molto stretta. Per noi la Lombardia è fatta di quattro piattaforme, appunto, che tengono insieme quelli quattro strati dall'antichità, diciamo così, perché l'Italia non si butta mai via niente, tutto si stratifica nel tempo fino ad arrivare, diciamo così, ai giorni nostri. Grazie. Grazie al dottor Gusmeroli. Passiamo ora alla professoressa Laura Pogliani e con lei ritorniamo sui temi, diciamo così, più strettamente urbanistici. Il suo sarà un excursus che va dal tema delle policy pubbliche applicate ai temi di cui stiamo discutendo quest'oggi, per arrivare a come lavorare, utilizzare la leva urbanistica applicandola ai temi della rigenerazione del territorio, non solo applicandola a ciò che è necessario costruire e ricostruire, ma anche applicandola ad una necessità in taluni casi di riarmonizzare e riaprire delle vie verdi o delle vie blu. A lei, professoressa. Yes. Buongiorno. Allora, io ho interpretato questo invito a partecipare a questo seminario, a questo convegno e nello specifico a questa sessione, i nuovi bisogni del territorio, con il tentativo di mettere a fuoco alcune nodi, alcune questioni che fanno parte dei temi e dei problemi di oggi, del governo di territorio attuale, nell'accezione appunto di governo del territorio e quindi dei fenomeni e delle trasformazioni territoriali, e che sono temi e nodi che ritroviamo anche nel documento che sarà discusso e presentato al prossimo congresso di INU nazionale, Istituto Nazionale di Urbanistica, di cui appunto faccio parte nella sezione lombarda. Sono questi nodi, mi sembra di poterli riaggregare in queste due grandi famiglie: la necessità di costruire delle policy pubbliche attorno ad alcuni temi e la necessità di investire, di riflettere sul nodo principale del governo del territorio, che è appunto quella di governare, di regolare i rapporti fra pubblico-pubblico, quindi fra enti, fra soggetti pubblici, ma anche i rapporti fra pubblico e privato, che è uno dei temi fondamentali della pianificazione urbanistica. Allora, vedendoli rapidamente, anche per ragioni di tempo, mi sembra che queste due grandi famiglie portano appresso alcune riflessioni che io credo sia opportuno fare in questa contingenza storica e anche politica, proprio per poter rilanciare la Lombardia, come i vari interventi di questa mattina, ma anche l'intervento del professor Rosina, ci hanno invitato a fare. Allora, la costruzione di una policy pubblica deve riguardare, sappiamo che ormai dobbiamo occuparci di questi due temi che vanno visti insieme naturalmente, il tema del contenimento del consumo di suolo, della dispersione insediativa che provoca una serie di impatti che ormai conosciamo, ma anche quello della obsolescenza di aree, di immobili e direi perfino di quartieri all'interno della città, all'interno dei territori. E questo
richiede da parte appunto della politica e anche dei costruttori di politica è quella di riuscire a investire, a creare degli investimenti nazionali ma anche regionali forti sui temi appunto del territorio, sui temi della pianificazione e sulla possibilità di costruire e di selezionare delle priorità per gli interventi appunto di rigenerazione e di sviluppo di questo territorio. Del resto alcune città europee, stamattina vedevamo degli esempi da Berlino ad altri, ma pensiamo anche a città medie come Marsiglia, come la stessa Bilbao, no? Dove gli investimenti pubblici molto forti hanno creato poi dei volani importanti per lo sviluppo del territorio. L'altra grande famiglia è quella del riuscire a regolare i rapporti pubblico-pubblico e pubblico-privato, e in questo un ruolo decisivo è quello della pianificazione naturalmente, ma anche della pianificazione che riesca a tener conto non solo del livello puramente comunale, quello a cui siamo più soliti trattare, ma quello di riuscire a tenere insieme dei territori di area vasta e anche di dimensioni e di geografie intermedie. In questo credo che anche un punto necessario, se vogliamo, per riflettere sul possibile futuro delle politiche regionali è quello di pensare alla revisione. Io credo che sia necessario rivedere la legge 12, perché è una legge superata, è superata nei contenuti, è superata nella stessa filosofia della legge. È una legge che era stata pensata e poi approvata in un periodo ancora pre-crisi, quindi una legge che cercava di sostenere un mercato edilizio che allora era in stasi, di attivare una serie e di liberalizzare una serie di potenzialità private, ma una legge che è del tutto indifferente, non dà strumenti, non dà possibilità di intervento su quello che invece adesso credo siano i nostri compiti, cioè guardare alla città consolidata, guardare alla città costruita, guardare alla rigenerazione, appunto l'obsolescenza di queste aree, di questi quartieri, e anche riflettere sulle criticità ambientali che l'adattamento climatico più a scala planetaria, ma anche le necessità di un territorio fortemente inquinato come quello milanese e lombardo ci porta a richiedere. Anch'io non mi esimo da avere un po' di numeri e di tabelle, ma dicono delle cose che sappiamo molto bene ormai e che però è bene visualizzare, perché ci fanno riflettere come quei temi di cui parlavo prima, contenimento di consumo di suolo e rigenerazione, siano decisivi. In Italia una crescita continua, fortissima, del consumo di suolo, che si è giusto però rallentata solo negli ultimissimi anni, sono valutazioni dell'ISPRA che ci dicevano che nel 2014 eravamo ancora a 70 ettari al giorno di suoli consumati, e che invece nel 2018 questo consumo è crollato, si è arrestato, non è crollato definitivamente, ma si è arrestato a 15 ettari, quando però le tabelle che ci fanno ragionare sulle concessioni edilizie, sui diversi permessi di costruire, mostrano come l'attività edilizia continua a essere molto in stasi, se non addirittura in decrescita, tranne situazioni eccezionali come quella di Milano, che però appunto fa un po' storia a sé. Le dinamiche edilizie, anche in queste, le dinamiche dei permessi di costruire si riducono, e naturalmente si riducono il gettito dei permessi di costruire, che più in generale pone un problema di crollo o riduzione molto forte degli investimenti pubblici. È su questo che invece credo valga la pena riflettere e forse reagire, perché come appunto anche le relazioni di questa mattina ci presentavano, se non pensiamo a sostenere alcuni settori, per esempio nel campo dei servizi, in maniera forte, non riusciremo ad avere degli strumenti per poter rilanciare il territorio lombardo, italiano in generale, ma adesso stiamo parlando nello specifico della Lombardia.
un attimo di riflessione su questi due termini che sono spesso usati, quello della riqualificazione urbana e quello invece della rigenerazione territoriale. Entrambe lavorano su territori già urbanizzati, dove sono presenti aree dismesse, eccetera, ma l'insieme di questa aree degradate è del tutto è una quantità molto elevata e probabilmente forma un'offerta assolutamente superiore a qualsiasi potenziale domanda. Quindi forse dobbiamo anche riflettere sul fatto che non è possibile pensare a una completa e totale riuso di tutto in senso edilizio di tutto questo che abbiamo di fronte, perché non ci sarebbe effettiva necessità, ci sarebbe il rischio di una sovrapproduzione e naturalmente ci sarebbe un rischio, questo sì, di effettiva speculazione sui territori. Con una ricerca che abbiamo fatto qualche anno fa al Dipartimento, abbiamo cercato di provare a spostare un po' lo sguardo, cioè usando i dati vecchi e anche molto sottostimati che venivano offerti dal sito della Regione Lombardia e che adesso è in fase un po' di ripopolamento e revisione, però usando quei dati che erano gli unici disponibili, abbiamo cercato di mappare sul territorio lombardo la presenza di situazioni dismesse. Però cercando di fare questa operazione non solo di mappatura e conoscenza di base, ma di interpretazione. E due cose che voglio comunicare rapidamente, non presentando qui questa ricerca, mi sembrano utili per le riflessioni di oggi. La prima è che appunto la quantità di aree è effettivamente molto vasta, ma che questa quantità di area forse è un po' troppo considerata in maniera generica, tendenzialmente legata solo a dismissione di produttivo. Invece lo sappiamo intuitivamente, lo sappiamo perché guardiamo i territori, ma insomma questa ricerca mappandola sul territorio ci ha consentito anche effettivamente di dare evidenza al fatto che esistono diverse, c'è un'articolazione di funzioni dismesse che sono appunto in relazione a territori molto diversificati in Lombardia, e queste mappette, ce ne sono anche altre, ne ho selezionate alcune, ci fanno riflettere sulla necessità di considerare questa dismissione anche in rapporto al loro contesto, al contesto delle principali infrastrutture lungo le quali sono collocate, al contesto dei corsi d'acqua e dei fondovalli lungo cui si trovano, ma anche ad esempio alle situazioni di grande dismissione di comparti di insediamenti rurali dispersi nel territorio agricolo. Quindi alla necessità effettivamente di mettere in luce, di monitorare quanto questa caratterizzazione diversificata investa tutto il territorio in maniera molto variegata. Sulla base di questa ricerca di alcuni approfondimenti sono state fatte all'interno sempre di questo lavoro alcune valutazioni sugli esiti però di questa riqualificazione. In molti casi erano stati avviati dei processi di progettazione, revisione di queste aree dismesse, non in tutti ma in molti casi. Abbiamo provato a guardarci un po' dentro a che cosa era effettivamente poi successo, perché in molti casi erano partiti ma non erano arrivati mai da nessuna parte, non avevano mai avuto effettivamente degli esiti reali sul territorio, e ci è sembrato in questi 7 punti di e mi sembra utile provare a capire anche quali sono tutti gli elementi che concorrono alla difficoltà di dar luogo a effettivi processi di trasformazione. La prima necessità è quella di conoscere perché effettivamente le differenti scale, i differenti contesti, i differenti ruoli di queste situazioni pongono delle domande a cui dobbiamo pensare qualche risposta, se vogliamo appunto mettere in gioco anche un apparato regolativo, legislativo, regolamentare che possa tener conto della varietà
delle situazioni e delle loro diverse domande. C'è anche un problema di dimensione di tempi, spesso nei progetti un po' appunto di grande sviluppo di queste aree di trasformazione si pensa di poter risolvere tutto con un grande progetto, magari in alcuni casi anche firmato. E questo non funziona, nel senso che in molte situazioni forse bisognerebbe ragionare su dimensioni più trattabili del problema, su un'articolazione di queste trasformazioni che possa in qualche modo appunto rendere più operabili certi trasformazioni che altrimenti sono fuori scala rispetto alla complessità e la situazione locale. Così come c'è sempre un problema di rapporto con il contesto. In questo senso richiamo quanto dicevo all'inizio sulla necessità di proprio nel campo della rigenerazione, anche rispetto appunto alle mappette che vi facevo vedere, dove tentavamo di ricondurre le singole esperienze puntuali a dei progetti invece di territori, c'è necessità di fare un ragionamento su una scala intermedia, che è l'unica scala che può in qualche modo trattare problemi di funzioni, anche di relazioni e di infrastrutturazione del territorio. E poi sono altri temi come quelli del rapporto pubblico-privato, dei costi delle bonifiche che sono già emersi dalle relazioni di stamattina. Tutto questo per dire che appunto forse dobbiamo spostare anche un po' il focus dell'attenzione dalla riqualificazione di singole e grandi o meno grandi aree dismesse, puntuali, episodi puntuali sul territorio, alla necessità di ragionare in termini appunto di rigenerazione, laddove appunto dalle quantità e quindi anche da quegli strumenti tipo gli incentivi volumetrici che sono stati tanto di moda e che ancora adesso talvolta tornano, però non sono particolarmente, o sempre, certo dipende da alcune situazioni, ma non sono più, non possono essere più il volano per la trasformazione, proprio perché abbiamo visto anche all'inizio quanto ormai le condizioni territoriali non richiedano sovrapproduzione di volumi, ma richiedono qualità diversa degli interventi. Una qualità che appunto tenga conto di quanto ci sia di questo patrimonio in esubero, di quanto ci sia di reti infrastrutturali, ambientali, da adeguare, da rigenerare e anche quanto ci sia di processi di rinverdimento dei territori, di cui abbiamo bisogno sempre nell'ottica dell'adattamento climatico, ma anche nell'ottica della domanda che fanno le popolazioni sui territori, che chiedono aree più verdi, qualità migliore degli insediamenti. E quindi come questa messa in gioco di processi di qualità richieda una serie di attenzioni ad alcuni elementi che ho provato a mettere in luce e che mi sembrano determinanti. Certamente c'è un tema di messa in sicurezza del patrimonio, sia pubblico che anche privato, rispetto ai rischi di natura appunto ambientale, ai rischi sismici, ai rischi di dissesti, ma c'è anche la necessità di sostituire o intervenire anche in maniera pesante sul patrimonio edilizio non sostenibile dal punto di vista energetico. Sappiamo come una larga parte del nostro patrimonio è stata costruita tra gli anni 50 e 70 e che una larga parte è assolutamente non performante da questo punto di vista. E poi appunto la necessità di pensare a una qualità della progettazione che tenga conto del miglioramento ambientale, la bonifica dei suoli, le migliori prestazioni energetiche, ma anche un rinnovamento del prodotto edilizio in sé. E questo chiama in gioco anche la necessità che lo stesso apparato produttivo, che gli stessi soggetti che producono edilizia possano essere convocati, come dire, invitati a ripensare alle modalità in cui questo prodotto edilizio viene realizzato. E naturalmente c'è un tema di manutenzione e di rinaturalizzazione delle infrastrutture verdi, dei servizi ecosistemici, come richiamava il professor Tira poco fa, e di una riqualificazione di questo patrimonio. Queste due ultime slide cercano di capire come
questi discorsi molto generali, anche se credo abbastanza tagliati sulle esigenze contemporanee, noi possiamo riflettere in termini di pianificazione, perché questo era anche un po' il sottotitolo, il ruolo della pianificazione nella regione lombarda. Qual è il contributo, qual è il ruolo della pianificazione per affrontare questi nodi che prima ho tratteggiato? Sicuramente un tema è quello di concentrare l'attenzione non tanto sulle grandi trasformazioni, ma sulla riqualificazione e riuso della città, della città esistente, del patrimonio esistente, e un'attenzione anche e soprattutto alla dimensione reticolare, alla dimensione della mobilità, alla dimensione delle infrastrutture, ma soprattutto alle dimensioni delle infrastrutture verdi, blu, cioè alle connessioni fra ciò che è urbano e ciò che è agricolo, ambientale, perché in questo c'è una grande potenzialità nel riqualificare i nostri territori. E altro tema, credo, altrettanto fondamentale, è dare attenzione e centralità allo spazio pubblico e ai servizi che vengono offerti all'interno di questo spazio pubblico, proprio per migliorare le prestazioni delle nostre città e effettivamente investire sul miglioramento della regione. Ovviamente sono campi di attenzione che richiedono alcune strategie specifiche, ad esempio quello di favorire delle efficaci politiche di rigenerazione ambientale, ma anche quello di sostenere tutte queste serie di interventi con, come dicevo all'inizio, dei finanziamenti, magari anche attivando dei bandi nazionali o internazionali, ma anche usufruendo del contributo richiedendo un contributo al privato nelle trasformazioni, con l'introduzione di oneri di compensazione, oneri di scopo, perché, come si diceva prima, è vero che appunto sono le trasformazioni che creano un plus valore, no? E che questo plus valore in parte possa essere recuperato attraverso anche la regia pubblica di questi processi, e un migliore intervento quindi sulla dimensione della fiscalità urbanistica che debba in qualche modo attivarsi per realizzare opere, per realizzare servizi che cambino l'aspetto della città e quindi delle città, dei territori e quindi anche della regione. Chiudo proprio su questo dicendo che forse invitavo prima a ripensare alla legge 12 e a ripensare a regolazioni e strumenti per la rigenerazione. Credo anche che proprio per questo sia forse utile metterci tutti, attori diversi, tecnici e politici, attorno a un tavolo per capire come possiamo pensare a degli strumenti che procedano per una pianificazione, modalità di pianificazione più leggere, ma non meno incisive, ma non semplicemente semplificate, nel senso più deteriore del termine. Forse pianificazioni più leggere perché devono essere appunto più inserite nei processi continui, ma anche perché sappiano selezionare meglio le aree su cui intervenire, selezionare meglio e anche ridurre certe megalomani ipotesi di crescita e di sviluppo che abbiamo visto forse non sono neanche più pensabili, ridisegnando previsioni insediative messe in gioco in questi anni e che ancora adesso stanno sul territorio e che è faticoso togliere, come sanno alcuni assessori benissimo, ma che è necessario togliere perché altrimenti non si dà spazio a politiche alternative di riqualificazione e rigenerazione ambientale dei territori stessi. Grazie. Bene, grazie. Grazie anche per questo intervento. Lasciamo adesso spazio alla tavola rotonda che porterà un po' a sistema
i tanti contributi così significativi che intanto abbiamo ascoltato in questa parte della giornata. Grazie, siamo arrivati alla ultima parte della mattina, prima delle conclusioni del mio collega Matteo Piloni, una tavola rotonda. Abbiamo raccolto, devo dire, molte sollecitazioni con il pensiero che il futuro dei territori e delle città dipende molto dalle capacità di reinterpretare, quindi l'uso degli spazi e dei luoghi, dalla capacità di saperli rigenerare, ovviamente adattando le trasformazioni in corso, interpretando, integrando bisogni e interessi che sono particolarmente differenti. Il filo rosso degli interventi di stamattina sembra dirci che ci vuole un approccio, una visione innovativa che riutilizza e rinnova gli spazi costruiti in una chiave di sostenibilità, una parola che è emersa in quasi tutti gli interventi. Abbiamo visto che le trasformazioni urbane non sono delle monadi, ma sono profondamente intrecciate con cambiamenti demografici, economici, sociali, cambiamenti che sono avvenuti e anche con quelli che si cerca di prevedere sia nelle grandi sia nelle piccole città e nel tessuto urbanizzato. Sono intrecciate con le istanze di innovazione economica, con i nuovi lavori, con le istanze produttive e con la necessità di tenere insieme uno sviluppo che è locale, ma che è anche tutela ambientale e che anche tiene insieme istanze di coesione sociale e di partecipazione. Il territorio lombardo è stato evidenziato in tutti gli interventi, a partire da Milano, ma anche citando altri territori della Lombardia. È stato un laboratorio di modernizzazione, di esperienze e di sperimentazioni, come ha detto Gosumeri. Milano è stata una città che negli ultimi anni ha molto portato avanti una serie di innovazioni. Io ringrazio per essere con noi l'assessore Foroni al territorio e alla protezione civile di Regione Lombardia, l'assessore Maran al territorio del Comune di Milano, Chiara Braga, deputata del Partito Democratico in Commissione Territorio, Iuri Sant'Agostino, vicepresidente del Dipartimento Territorio di ANCI,
e l'assessora Tiboni del Comune di Brescia, ingegnere, assessore all'urbanistica e alla pianificazione dello sviluppo sostenibile. Introdurrò brevemente i nostri ospiti, a cui chiederò di stare in tempi un po' ristretti, visto che tocca sempre a noi, gli ultimi devono sempre un po' concentrare gli interventi, ma sono sicura che ce la faremo. Allora, l'assessore Foroni ieri ha presentato in commissione quinta le linee di indirizzo relativamente alla linea guida di legislatura per la rigenerazione urbana. Nella prima slide dice: uno degli obiettivi prioritari per ridurre il consumo di suolo deve essere quello di facilitare gli interventi di rigenerazione urbana nelle aree e di recupero edilizio negli edifici, attraverso riduzione dei costi, tempi di realizzazione, incentivi e semplificazione delle procedure. Chiedo di darci una delineazione di quelle che sono le principali priorità introdotte nelle linee guida, magari con un focus particolare alla parola che è venuta spesso, che è emersa spesso negli interventi precedenti, che è quella della semplificazione, e anche con un focus sul tema delle bonifiche, altro tema molto citato. Nella stessa slide scrive che lo sforzo deve essere concentrato sui piccoli comuni, che spesso non possiedono competenze e risorse necessarie e sono anche fuori da quegli ambiti in cui il mercato immobiliare è più attivo. Allora, in questo senso, il secondo pensiero che gli chiedo è come intende costruire il rapporto, il confronto con gli enti locali, per poi avere, come dire, una validazione sia delle proposte ma anche in un futuro degli obiettivi e sulla valutazione dei risultati. Le lascio la parola, grazie. Grazie per l'organizzazione di questo evento, che tocca tematiche certamente non facili, che però sono tematiche di grande attualità. E quando dico di grande attualità, dico che sono quelle tematiche sulle quali occorre fare un approfondito, serio e pragmatico ragionamento che porti a determinate conclusioni fattuali, per poi impostare tutto un lavoro che ha un impatto non forse solo nell'immediato, che non vuole avere un impatto solo nell'immediato, ma che vuole avere anche un impatto di proiezione più lunga. Allora, perché investire sulla rigenerazione urbana? I motivi sono tantissimi, ma quello che ho sempre detto è che la rigenerazione urbana è una faccia, è la faccia di una medaglia, dove l'altra faccia è la lotta al consumo di suolo. Noi con la scorsa amministrazione, nella passata consigliatura, abbiamo fatto una legge sul consumo di suolo. A dicembre abbiamo approvato il piano territoriale regionale di adeguamento alla legge sul consumo di suolo. Però quello che io penso è che la vera lotta al consumo di suolo non la si fa solo con la pianificazione e la strumentazione urbanistica, ma la vera lotta la si fa anche con la pianificazione urbanistica, ma rilanciando anche la rigenerazione urbana. Cioè, detto proprio in parole spicciole e pratiche, bisogna arrivare al punto in cui recuperare il patrimonio edilizio esistente sia più vantaggioso rispetto a costruire sul nuovo, in termini economici, in termini di burocrazia, in termini di tempistica. Perché finché non si arriva a questo determinato risultato, e ci sarà sempre una prospettiva diversa anziché recuperare l'esistente. Ed è proprio quello che, come linee guida che ho illustrato ieri, vogliamo cercare di perseguire. Vogliamo arrivare al risultato di fare come Regione, per quelle che sono le nostre competenze, una legge che produca immediati effetti. Innanzitutto una legge che, voglio dire, ed è l'auspicio, che quando viene approvata non sia già vecchia, perché molto spesso si legifera senza cogliere l'esatta attualità, ma una legge che, come ho detto, immediatamente, una volta approvata, sia immediatamente precettiva.
è una sfida, non sarà una sfida facile, perché sono tante e varie le situazioni. Prima dicevi del rapporto con gli enti locali. Il rapporto con gli enti locali sarà un rapporto fondamentale in una duplice situazione, anzi più di due. Innanzitutto questa normativa, come ho detto in commissione e lo dico anche da ex sindaco, vuole comunque produrre immediati effetti. Cioè non attendere poi tutta una serie di ulteriori normative applicative da parte degli enti locali, perché altrimenti si rischia di andare di là troppo con i tempi, che non significa escludere gli enti locali, significa la possibilità di intervenire da parte degli enti locali, ma in assenza di intervento prevedere già delle norme precettive, perché non possiamo, ripeto, aspettare troppo, troppo lungo. Abbiamo comunque bisogno di uno slancio. Per far questo bisogna capire all'interno della normativa, e qui il dialogo, come ho detto, con i comuni, con ANCI, sarà importante, perché l'obiettivo è chiaramente di arrivare ad una situazione che sia condivisa da parte dei comuni. E quindi quella parte immediatamente precettiva, quella parte nonostante l'immediata precettività dove i comuni potranno intervenire, e infine poi la parte invece dove sarà lasciata la completa e libera determinazione degli enti locali. Due, l'altra sfida di questa legge è che sia una legge completa, perché la Lombardia è grande e all'interno di questa regione ci sono situazioni radicalmente diverse. Quando attraverso in questi giorni la strada tra Palazzo Lombardia per venire qua al Pirellone, come ho detto ieri in commissione, se alzo la testa attraversando la strada ho contato 10-11 gru che si vedono. Ho detto, se vado nella mia provincia, la provincia di Lodi, e giro i 61-62 comuni del mio territorio, contando tutti i comuni, forse non trovo 10 gru in piedi. Questo significa che probabilmente questa legge per l'area centrale di Milano non sarebbe neanche necessaria, perché qui il discorso della rigenerazione è partito, sta andando molto, è ormai un brand assolutamente consolidato, e forse addirittura, beh, poi magari l'assessore Maran certamente lo saprà meglio, non c'è un'offerta adeguata rispetto alla domanda. E quindi è chiaro che, voglio dire, la sfida sarà quella di articolare tutte le varie situazioni. Probabilmente un discorso diverso sul tema di rigenerazione forse può riguardare le periferie di una città come Milano. Una normativa certamente che deve anche declinarsi nei confronti di altre città importanti, capoluoghi di provincia, ma allo stesso modo deve attenzionare anche le realtà più rurali, i nostri borghi, i nostri paesi, quelle realtà più piccole, tanto di montagna quanto di pianura. E quindi, cioè, è un discorso non facile, non è un discorso facile, non è un discorso complesso, e si vuole arrivare ad una normativa che sia la più completa, definitiva, e all'interno di queste diverse articolazioni poi prevedere anche la singola potestà decisoria da parte degli enti locali, così come anche alcuni strumenti possono essere utili per una realtà e non per l'altra. Ad esempio, tra le linee guida che avevo illustrato, per rendere, come ho detto, più semplice, più appetibile la rigenerazione urbana, c'è il discorso, ad esempio, del bonus volumetrico. Probabilmente il discorso del bonus volumetrico può andare bene a certe realtà, magari non ad altre, magari in centro a Milano può non andare bene, perché va comunque la rigenerazione, cioè comunque, e creerebbe problemi relativamente alla situazione. Cioè sono concetti
situazioni, ripeto, sulle quali ci dovrà essere un grande lavoro. Noi abbiamo le idee chiare, come sapete, poi come assessorato ieri ho cercato di ribaltare la cosa, nel senso non siamo venuti e non abbiamo fatto come assessorato, abbiamo portato in giunta un progetto di legge e poi abbiamo detto al Consiglio questo è il progetto di legge, aprendo quindi tutta la fase di discussione del Consiglio. Ho cercato di anticipare e ribaltare i tempi, ci ho detto queste sono le nostre linee guida. Ho aperto, e il gruppo del Partito Democratico è stato il primo a fissarmi l'appuntamento, quindi lo ringrazio, ho aperto ad un confronto preventivo con i gruppi consigliari affinché portino le loro osservazioni, la loro documentazione tecnica, perché questa ritengo che sia una normativa talmente importante che non può essere una norma tra virgolette di parte. Poi voglio dire, il Consiglio sarà sovrano nelle sue determinazioni, ma bisogna arrivare al ragionamento più ampio e più diffuso su una sfida che riguarda la Lombardia come questa. Ecco. Questo poi sono i vari concetti, c'è per quanto riguarda, ecco, su un discorso, sugli oneri di urbanizzazione. Io ho fatto un discorso, già oggi la legge 12 prevede che in tema di rigenerazione urbana gli oneri di urbanizzazione possono essere dimezzati del 50%. Io non so quanti comuni lombardi in 14 anni da questa parte lo abbiano fatto, a me risultano due, e come ho detto trasversalmente a livello politico, il comune di Monza e il comune di Bergamo. È chiaro che magari su queste situazioni dovrà essersi un'indicazione più specifica e precettiva da parte di Regione Lombardia, così come per quanto riguarda il costo i costi di costruzione, così come per quanto riguarda l'assoluto sburocratizzazione o snellimento procedurale per quanto riguarda quel patrimonio edilizio o dismesso che crea tutta una serie di problematiche di salute, di degrado o di degrado ambientale, cogliere all'interno della normativa quelli che possono essere tutte le possibilità per la semplificazione. C'è il grande tema delle bonifiche, anche verso il quale non possiamo certamente far finta di nulla, e anche per quanto riguarda il tema delle bonifiche la prospettiva è quella di cercare di compensare in un certo modo i costi delle bonifiche, magari ampliando il novero di quelle che si può rientrare come le secondarie, magari prevedendo tutta una serie di compensazioni con altri oneri. E anche su questo siamo pronti al confronto e qualche idea ce l'abbiamo da mettere, anche perché io penso, e mi avvio alla conclusione, penso che su questa tematica il sistema lombardo a 360 gradi deve confrontarsi in maniera molto chiara e molto netta. Siamo davanti ad una situazione, come si sa, economica, sociale, non facile, e bisogna tutti, penso, fare un passo indietro e due passi avanti relativamente a questa situazione. È chiaro che parlare di riduzione di oneri, del costo di costruzione e di tutta una serie di situazioni è un qualcosa di impattante soprattutto per i comuni, ma è anche vero che se non si opera in questa e non si va in questa direzione magari certe attività di recupero comunque non partono e quindi anche quegli introiti rimanenti non ci sono, e comunque non si fa il bene, dal mio punto di vista, di una visione più generale, tra le quali ho detto anche la lotta al consumo di suolo. Anche Regione dovrà fare la sua parte, infatti nelle linee guida di questa normativa è anche previsto che come Regione andremo a dialogare con chi di dovere, con chi ha la borsa, ma anche come Regione vogliamo metterci un po' di soldi su questa cosa, perché se si fa una legge che vuole avere una prospettiva verso la quale la Regione ci crede, perché è nel piano regionale di sviluppo, se chiediamo un sacrificio
per una finalità importante a determinati attori, è giusto che anche noi facciamo la nostra parte. Questa è un po' inizialmente la visione. Ecco, io come dicevo prima, per propensione personale, e chiudo davvero, mi piace fare le cose in tempi rapidi e cercare di farle nel modo migliore possibile. Quindi l'auspicio è che nel giro comunque di un mese e mezzo, si chiuda una proposta di legge che venga poi mandata agli organi e ai consigliari, affinché l'auspicio entro la fine dell'estate la Regione Lombardia possa avere questa legge. Grazie. Grazie Assessore, proprio perché è evidente che il tema richiede, come dire, un interesse e un'applicazione normativa, ma non solo, di pensiero e di visione a diversi livelli istituzionali. Adesso interrogherò Chiara Braga su che cosa sta succedendo a livello di Parlamento e di Governo. Purtroppo sappiamo che il percorso legislativo della legge sul consumo di suolo, che è iniziato tanti anni fa a livello di Parlamento, ma non è ancora andato a compimento. Ci sono indiscrezioni sul fatto che sembra che il governo attuale abbia in programma di uscire a breve con un decreto sull'edilizia, che forse potrebbe contenere anche delle misure sulla rigenerazione. Io chiedo a Chiara Braga se ha idea di quali possano essere i contenuti di quella legge, ma soprattutto qual è la posizione del Partito Democratico, che ormai ha portato avanti anche da diverso tempo, quali sono le iniziative e gli interventi che ha proposto in questo periodo. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità di confronto e anche dei tanti stimoli che sono venuti dalle relazioni di questa mattina, utili ovviamente a un lavoro parlamentare su questi temi, che mi vede impegnata con altri colleghi ormai da diversi anni, e anche ovviamente con un taglio differente rispetto al tipo di approccio a questa materia a livello nazionale. Lo dico in premessa perché il tentativo, non arrivato in fondo, di dare una legge nazionale al tema del consumo di suolo si è scontrato nella scorsa legislatura, dove la legge è stata approvata in prima lettura alla Camera, io ne sono stata relatrice, e poi è finita su un binario morto al Senato. Si è scontrato anche con una serie di resistenze che vedevano peraltro le regioni tra i soggetti che non tutte condividevano l'opportunità di questa scelta. Io credo invece, lo ribadisco, che sia opportuno che il nostro Paese si doti anche di una legge nazionale su questo tema, perché la difformità delle realtà a livello nazionale è tale da richiedere uno sforzo di innalzamento, no, dell'asticella, e quindi non ci si può rassegnare a lasciare alla buona volontà di alcuni territori, alla capacità di dotarsi di una legge utile a raggiungere l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo. Si deve costruire una cornice, un quadro, una legge che deve essere, ed è una legge, può essere una legge di principi, ma non solo, una responsabilità nel fissare un obiettivo sfidante sul tema appunto della limitazione del consumo di suolo. E sono d'accordo, nel far questo occorre integrare in maniera molto più efficace di quanto fatto finora le misure che vanno proprio nell'ottica di una rigenerazione, di una riqualificazione delle nostre città, del tessuto urbano diffuso, che sappiamo essere fatto non solo dalle città medio-grandi, ma anche da tante realtà medio-piccole presenti nel Paese. Oggi lo stato dell'arte è questo. Noi abbiamo sollecitato il Governo e la maggioranza in questa legislatura a ripartire da quel testo che era stato approvato in prima lettura, sfruttando anche un meccanismo procedurale che c'è a livello parlamentare, la possibilità c'è di dare un canale privilegiato di discussione alle leggi che erano state approvate da un ramo del Parlamento nella legislatura precedente. E quindi ripartire da quel testo, incardinato alla Camera, che abbiamo ripresentato, ovviamente consapevoli, io per prima che ne sono stata relatrice, che quel testo aveva diverse criticità, perché era il frutto di una mediazione
dentro una maggioranza e anche perché alcuni elementi, tra cui quelli che sollevavano le regioni, avevano diciamo una fondatezza, un meccanismo troppo articolato, a cascata, che rischiava appunto di rallentare e complicare per una serie di passaggi procedurali troppo la fissazione e il raggiungimento di questo obiettivo. Non c'è stata questa possibilità, nel senso che questa maggioranza, che ha un approccio completamente diverso al suo interno su questi temi, è uno dei temi su cui sono più divisi, la maggioranza attuale di governo non ha ritenuto di seguire questa strada, quindi abbiamo sprecato, se vogliamo, l'opportunità di fare questa discussione in tempi molto rapidi. È partito invece l'iter di discussione al Senato, dove sono incardinate, lo ricordava prima il professore, diverse proposte di legge 10, appunto di varia natura, e su cui l'auspicio è che invece si possa, come dire, arrivare a quell'elemento di condivisione, almeno dentro la maggioranza, noi speriamo anche con l'opposizione, ma almeno dentro la maggioranza, per fare andare avanti questo disegno di legge. Il PD ha presentato sia in quella sede, diciamo, non una, ma almeno due proposte di legge, perché anche qui una, come dire, raccoglieva soprattutto il lavoro istruttorio fatto dal Senato nella scorsa legislatura, un'altra ha provato a, diciamo così, sviluppare anche alla luce di alcuni dibattiti e percorso di ascolto questo tema della, soprattutto sul fronte della rigenerazione urbana, e un'altra questione assolutamente dirimente, che è la durata dei titoli dei diritti edificatori, e quindi come agire su questo punto. C'è una proposta del PD un po' più avanzata su questo tema, che fissa, come dire, che rompe il tabù del diamante, come lo chiamo io, diciamo, del diamante o brillante, non sono esperta, no? Io dico sempre che solo il brillante, se ricordo bene, è per sempre, o il diamante, i diritti edificatori no. Quindi rompe questo tabù, prova a spiegare come, diciamo, si possano costruire delle condizioni per cui alcune previsioni, alcune possibilità, se non realizzate in un arco temporale definito, vengono progressivamente ridotte. Questo è uno degli elementi diciamo più importanti contenuta in questa proposta di legge. Alla Camera, parallelamente, c'è una proposta di legge invece incardinata in Commissione Ambiente, proposta dal PD, che riguarda i temi della rigenerazione urbana e che fissa un quadro normativo nazionale, si propone almeno di fissare un quadro normativo nazionale di definizione di che cosa si intende rispetto ad alcuni strumenti che sono entrati nell'urbanistica degli ultimi 10, forse anche 20 anni, quello della perequazione urbana, della compensazione e delle incentivazioni urbanistiche. Non è un tentativo organico di riforma della legge urbanistica nazionale del 42, però prova a intanto come dire, chiarire l'aspetto di cui abbiamo discusso anche questa mattina, cioè dei tre livelli di pianificazione, quello strutturale, quello operativo e quello riferito alla cosiddetta città pubblica, cioè alla costruzione dei servizi di dotazione allo sviluppo della città, e poi affronta appunto questo tema della perequazione e della compensazione. In questo disegno di legge c'è una parte, secondo me, molto importante, di cui forse non abbiamo discusso stamattina, che sempre nell'ottica di riconoscere le competenze attualmente previste alle regioni, richiama l'esigenza di affrontare il nodo della ricomposizione fondiaria, che è uno dei più grandi ostacoli agli obiettivi della rigenerazione urbana, cioè questa frammentazione che rende molto più difficili gli interventi, e su cui io concentrerei ad esempio più l'attenzione rispetto a una discussione forse un po' superata, che è tutta basata sui bonus volumetrici, sugli incentivi. Diciamo, ce lo dicono gli stessi operatori della rigenerazione: quello che serve oggi non sono incentivi volumetrici, sono regole e strumenti più certi e anche, come dire, funzionali, che rompano e che in qualche modo superano gli ostacoli operativi alla rigenerazione. Quindi c'è una discussione aperta, urgente, non più rinviabile, ad esempio sul tema della fiscalità,
che stamattina è stata toccata, che può consentire, può accompagnare la rigenerazione urbana. Quindi questi sono un po' i fronti aperti. Io penso che sia giusto mantenere come dire, questo canale di discussione a livello nazionale con un occhio di grande riguardo e anche curiosità, almeno dal mio punto di vista, rispetto a quello che succede nelle realtà regionali. La regione Lombardia, per tanti versi, alcuni positivi, alcuni negativi, è sempre un osservatorio interessante da questo punto di vista. Ne cito uno negativo dal mio punto di vista: la norma fatta sul recupero dei seminterrati, diciamo, è una cosa molto negativa, perché è totalmente